Conferenza stampa questa mattina ad Atri da parte del consigliere regionale Dino Pepe insieme alle forze di opposizione e del Partito Democratico Ducale. Oggetto delle conferenze all'ospedale San Liberatore di Atri con la questione vicenda rete ospedaliera, di cui se ne parlerà al prossimo consiglio regionale del 12 dicembre. Pepe presenterà un emendamento per il reparto di oculistica chiedendo l'aiuto delle altre forze politiche del territorio. Sì, il prossimo 12 dicembre ci sarà in discussione in Consiglio regionale la nuova rete ospedaliera, una rete ospedaliera che offende e declassa la provincia di Teramo e in maniera particolare l'ospedale di Atri. Io presenterò un emendamento specifico per tutelare oculistica ad Atri e mi auguro ci sia il sostegno dei consiglieri di centrodestra di questa provincia e in maniera particolare della collega Rompicapo di Atri. La questione sanità è una questione molto, molto importante. Non è soltanto un problema del San Liberatore, ma è un problema di tutta la ASL teramana, in particolare quella triana, che dopo aver perso cardiologia, le unità di cardiologia e di pediatria, adesso rischia di perdere anche un importante reparto che è quello di oculistica, che ha una mole di lavoro molto molto elevata sia da un punto di vista della chirurgia, ma anche per quanto riguarda l'attività ambulatoriale. E questo ci dispiace molto, perché dopo tutte le rassicurazioni che c'erano state fatte durante il Covid, abbiamo fatto di tutto come opposizione, consigli comunali, articoli che mettevano in risalto questo problema, questo grido di allarme, dove si vedeva che praticamente l'amministrazione regionale non era più attenta ai problemi del nostro ospedale. Abbiamo fatto di tutto, ma non c'è stato nessuno che ci ha aiutato, e soprattutto la cosa che più dispiace è che il nostro sindaco, ormai dimezzato, si dimostra gran combattente al servizio di Teramo.